che oggi vi faccio vedere uno strumento che tutti avete, donne e uomini, e potete usarlo per, diciamo, non proprio per allenare, cioè allenate questa cosa, però nel contempo potete, se come me dovete fare tante cose alla tastiera, con i computer, perché faccio i video, quindi scrivo i testi, poi ho anche l'hobby di scrivere. Quindi spesso la mano un po' sul telefono e col computer, insomma, sempre. Quindi questo attrezzo che è vostro può aiutarvi anche a distendere la mano, ad allargare, a rilassare il polso. E indovinate qual è? È il vostro sedere, i vostri glutei, che hanno dei muscoli molto potenti e quindi se noi ci andiamo a portare la mano sotto, riusciamo attraverso questa sia i muscoli che le ossa, quindi l'ischio, ad allargare la mano. Ma mi pare che una lezione da seduta l'abbiamo già fatta e quindi oggi ci concediamo, visto che piove come è impressionante, fuori da distesi. Quindi mi sono presa il mio bel lettino morbido e anche voi se avete qualcosa di morbido, una trapuntina, un materassino da yoga. A seconda di come stanno le vostre mani, vi mettete sì, su qualcosa di più morbido o meno. Quindi la cosa più semplice del mondo per allargare le vostre mani, che sono sempre in posizione di chiusura, è proprio quella di metterle semplicemente sotto i vostri glutei. Ok? Quindi voi potete stare semplicemente a portare il peso dei vostri glutei sopra le vostre mani. Possibilmente tenetele allargate, tipo in questa posizione, no? Cioè belle allargate con le dita, prendete tutto lo spazio dei vostri glutei, potete portarle più in basso, ok? Se volete premere soprattutto sul polso, sulla parte centrale della mano, se invece volete lavorare sulle dita, mettete le dita al centro dei vostri glutei, così avete più potere, ok? Poi, per chi mi segue da tanto e fa il Feldenkrais, potete andare a fare il 3-9, vabbè, e il 6-12. Faccio vedere un pochino perché magari sei qualcuno. Quindi, per far vedere bene i movimenti senza pensare ai numeri, semplicemente spingete con il piede sinistro e quindi allontanate il peso dalla mano sinistra e dall'anca sinistra. E lo portate molto di più sopra la mano destra, il polso destro o le dita dove avete messo la vostra mano, ok? Se volete, vi metterò il link di questa lezione, perché se riuscite a tenere il ginocchio sinistro verso il soffitto, farete anche una bellissima rotazione della colonna lombare, ok? Poi se volete cambiate gamba, quindi portate il piede in appoggio della gamba destra, allungate la sinistra e sollevate in questo caso l'anca destra che si allontana dalla mano destra e il peso va di più sulla mano sinistra che sta sotto il gluteo sinistro. Poi se volete riportate su tutte e due i piedi in appoggio e sempre mantenendo le ginocchia verso il soffitto, andate a destra e a sinistra. Cambiate la posizione delle mani, magari le mettete più in centro, fuori dal centro e vi divertite, se mettete anche una musica, a sentire che i vostri glutei riescono ad allargare, a rilassare le vostre mani. Ok? Poi naturalmente vi riposate un po' e sentite come stanno le vostre mani, se vi sembra che si siano un po' allargate, magari i polsi un po' più flessibili, giocateci. Ok? E poi andiamo a fare un po' di 6-12, che chi guarda il mio video ormai lo conosce bene, quindi portate tutti e due i piedi in appoggio, le ginocchia verso il soffitto, mettetevi, ricordo, le mani sempre con le dita belle allargate e andate ad inarcare la schiena, tiro via sta mano così vedete meglio. Inarcate la schiena e poi la rischiacciate portando il pube verso il mento. Quindi andate proprio e adesso in questo caso io sto premendo solo sulla mano sinistra, ma voi avete tutte e due le mani. Quindi quando inarcate allontanate il pube dal mento e quando invece riportate giù la schiena andate a portare il pube verso il mento. E vi metterò il link anche della playlist per fare il 6-12.
Sentite come lavorano comunque i vostri glutei quando andate a portare il pube verso il mento. E divertitevi a sentire, magari se andate a inarcare molto e potete in un certo senso andare a sentire bene anche le dita e poi tornate su. Potete camminarci sopra alle vostre dita e massaggiare. Naturalmente voi potete fare solo qualcuna di queste cose a seconda di come stanno le vostre mani, ok? E per chi ha fatto tanto Feldenkrais, naturalmente potete sempre mettere insieme questi quattro movimenti e ruotare con il bacino e fare il giro, l'orologio pelvico di Mosè sopra alle vostre mani, ok? E fino a qui l'abbiamo allargate, cambiate anche il giro. Magari le spostiamo sempre continuamente, così le andiamo a massaggiare in tutti i posti e vedete che il vostro sedere può essere molto utile per farvi un massaggio alle mani. Anche quando fate il cerchio, se potete, mantenete le ginocchia, devono essere morbide, ma abbastanza verso il soffitto. Ok? Bene. Adesso togliete le mani, vi riposate di nuovo un pochino. Vi godete la sensazione di leggerezza sulle mani, sui polsi, ma magari anche cominciate a sentire un po' di calore nei vostri glutei, che è la cosa interessante, no? Di sentire una parte di sé che magari qualcuno tende a dimenticare e invece è importante. Ok? Quindi voi potete fermarvi qua, io faccio un altro pezzettino. Portiamo sempre i piedi in appoggio, così siamo sicuri che nessuno si fa male alla schiena nel tirare su. E portiamo le mani sempre sotto ai glutei, ok? Poi le riallunghiamo e io vi consiglio di mettere una musica e iniziate a contrarre un gluteo, contrarre l'altro, contrarli tutti e due insieme e sentite che questo non solo fa allargare la mano, le fa rilassare, ma naturalmente state allenando un po' anche i vostri glutei, no? E quindi giocateci, se spostate la posizione della mano, chi ha mal di schiena, mi raccomando, sempre riportate i piedi in appoggio, le ginocchia verso il soffitto, ricambiate la posizione e magari usate anche la parte dei glutei molto bassa, in modo che possiate, spero che si veda, che possiate massaggiare bene le dita, fate tutti i giochi che volete. Chi ha problemi a stare così perché magari ha problemi alla schiena, non importa, fatelo con i piedi in appoggio, le ginocchia verso il soffitto. Mi raccomando, mettete una musica e divertitevi a sentire proprio la contrazione dei glutei. Secondo me si sente meglio con le gambe distese. Consiglio una musica tipo ballo del ventre. Un'altra cosa che potete fare è mettere le mani una sopra l'altra e magari metterle solo sotto il gluteo destro e poi potete allungare la gamba destra e fare la stessa cosa e naturalmente ci sarà molta più pressione. Mi raccomando, chi ha problemi di schiena non lo faccia e potete andare veramente bene, anche sopra il polso. Se cambiate la mano, riportate il piede destro in appoggio e poi sentite bene tutte le ossa della mano. Ok? E ci sono tante cose naturalmente che si possono fare, ma io finisco qua, così spero che questo video vi abbia veramente divertito e fatto passare il malumore che purtroppo ci hanno un po' liberato. Ma è arrivata la pioggia, sì che io devo fare video divertenti, un po' pre-vacanza, perché sennò qua si diventa musoni e non è una bella cosa. Quindi un abbraccio a tutti, grazie per iscrivervi e farò ancora qualche video, ma il clima di vacanza sta arrivando e poi chissà, dalla spiaggia magari. Salve a tutti, ciao!